Dato? Sì. Allora, la radice quadrata, scusate, la radice dei numeri relativi. Come si fa a estrarre la radice di un numero relativo? Allora, diciamo, ci sono diversi casi, ok? Questo che è il primo, lo vediamo per ultimo. Allora, cominciamo con la radice cubica di 100 di più 125. Io vi ricordo che la radice è l'operazione inversa dell'elevamento a potenza. Quindi, se io vi chiedo qual è la radice cubica di questo numero di 125, quello che sta sotto la radice si chiama radicando, vi ricordo, mentre questo è l'indice di radice. Io devo trovare un numero che elevato all'indice di radice mi dia il radicando, cioè devo trovare quel numero che elevato al cubo mi dà più 125. Ma qual è quel numero che elevato al cubo mi dà più 125? Più 5, 5. Perché vedete, 5 alla terza, 5 al cubo è uguale a più 125. E fin qua tutto. E adesso vediamo la radice cubica di meno 125. La radice cubica di meno 125, che cos'è? Beh, è un numero che elevato al cubo mi dà meno 125. Qual è quel numero che elevato al cubo mi dà il radicando? Meno 5. Perché meno 5 elevato al cubo uguale a meno 125. E adesso vediamo la radice quadrata, quindi qui abbiamo visto l'indice dispari, questo naturalmente vale per tutte le radici con indice dispari, e la radice quadrata che andiamo a vedere adesso vale per tutte le radici con indice pari, ok? Solo che non ci voglio andare a vedere la radice sesta, la radice ottava. È uguale. Qui abbiamo la radice quadrata di più 25. Tutti voi siete abituati a dirmi, beh, la radice quadrata di 25 è uguale a 5. Perché? Perché 5 al quadrato è uguale a più 25. Ma attenzione, noi abbiamo visto le potenze dei numeri relativi? Sì. E abbiamo visto anche che meno 5 al quadrato è uguale a che cosa? Meno 5 per meno 5. O meno 5 è un numero, è un numero relativo. Ma meno 5 per meno 5 è uguale a 25, cioè proprio il radicando. Vi ricordo che trovare la radice di un numero, bisogna trovare quel numero che è elevato all'esponente, all'indice di radice, mi dà radicando. Quindi, qual è quel numero che elevato al quadrato mi dà più 25? Ma in realtà non ce n'è solo uno, non c'è solo più 5, c'è anche meno 5. Cioè, sia più 5 che meno 5, e guardate che c'è una differenza di 10 unità tra questi due numeri, sia più 5 che meno 5 elevati al quadrato mi danno il radicando. Quindi attenzione ragazzi, la radice quadrata di 25 è uguale a più meno 5, cioè ammette due risultati, si può scrivere anche così, guardate, 5 meno 5, due risultati. E allora comincia, è chiaro? E adesso veniamo qua, alla radice quadrata di meno 25. Cioè devo trovare un numero che elevato al quadrato mi dà meno 25. Ma esiste tale numero? Punto di domanda. Allora, per adesso possiamo dire che la radice quadrata di meno 25 non ha significato, vedete. Diciamo che per ora non possiamo calcolare la radice con indice pari di un numero negativo. Perché? Per trovare un numero che elevato al quadrato mi dia meno 25 non siamo capaci. Perché meno 5 al quadrato mi dà più 25, 5 al quadrato mi dà più 25, e quindi che, insomma, qui non riesco. In realtà vi introduco un concetto che poi svilupperete più avanti, però mi sembra giusto introdurlo, quello dei numeri immaginari. Un campo da gioco molto più largo, con regole leggermente differenti da quello che, un bel po' differenti in realtà, rispetto a quello che siamo abituati a usare, quando abbiamo a che fare con i numeri, anche con i numeri grossi. La radice quadrata di meno 25, state attenti, questo passaggio qui. Io come posso scrivere meno 25? Ma meno 25 lo posso scrivere come meno 1 per più 25, vedete? Meno per più, meno 1 per 25, 25. Cioè ho diviso il meno 25 e l'ho trasformato in un prodotto. Adesso, per la legge dei radicali, essendo questa una moltiplicazione, la radice di meno 1 per 25 diventa la radice quadrata di meno 1 per la radice quadrata di 25. Ora, la radice quadrata di meno 1 rimane così. Per, abbiamo visto che la radice di 25 è più meno 5, quindi scrivo per più meno 5. Proprietà commutativa, sposto il più meno 5 da una parte e la radice di meno 1 dall'altra, diventa più meno 5 per la radice di meno 1. Eccolo qua, la radice di meno 1 viene considerata come l'unità immaginaria e la chiamo I.
Questa unità immaginaria I significa radice di meno 1. Quindi il risultato della radice di meno 25 che cos'è? Più o meno 5i. Attenzione, perché questa, ed è l'ultima cosa che vi dico relativamente a questo argomento, qui si introduce, questa quindi I viene chiamata unità immaginaria, questo è un numero immaginario, questi numeri immaginari introducono un insieme un po' particolare che è quello dei numeri complessi. Questo è un esempio di numero complesso, 4-3i. È un esempio di numero complesso, vedete, dove c'è una parte, diciamo, di numero naturale e una parte di numero immaginario. Questo viene chiamato numero in matematica, numero complesso. Qui le regole del gioco cambiano, ma ci fermiamo qui. Quindi in realtà, vedete, dire che la radice di meno 25 non esiste, matematica, insomma, dà un po' fastidio dire che non esiste. Quindi diciamo che per ora non possiamo calcolare questa radice, non ha significato. In realtà il significato ce l'ha, lo abbiamo appena visto. Ma non mi piace dire che non esiste, solo per dirvi appunto, poi dopo ci fermiamo qua. Chiaro?